Félix Braquemont nacque a Parigi il 28 maggio del 1833. È stato un pittore e incisore francese. Egli inizia a lavorare come apprendista staffiere in un maneggio e in seguito viene assunto in un laboratorio di litografia dove lucida etichette e immagini religiose. Intorno al 1850 viene notato da Joseph Guichard, allievo di Ingres, che lo accoglie come allievo nel suo studio, dove produce diverse opere. Esse vengono esposte al Salon e attirano l'attenzione di Théophile Gautier. La produzione pittorica di Braquemont è assai ridotta e comprende il ritratto di Oreste Montaigre, il fondatore del positivismo. Ciò è dovuto al fatto che la pittura gli interessa meno dell'incisione, ed egli fonda la maggior parte delle sue conoscenze tecniche sulle enciclopedie e lavora per molto tempo come autodidatta. L'incisione è una tecnica di produzione di stampe che possono essere ricavate da matrici di legno, xilografia o di rame, acquaforte. Il nome deriva dal fatto che la matrice viene preparata incidendovi l'immagine o con punte di acciaio oppure con l'acido. L'acquaforte è una tecnica nata nel 1400 che nel Medioevo era utilizzata per incidere fregi e decorazioni. Il termine deriva da aqua fortis, che è il nome latino dell'acido nitrico. Grazie al suo spirito curioso e penetrante, ritrovò per l'incisione, alla quale deve la miglior parte della sua rinomanza, procedimenti da tempo perduti. Le sue incisioni originali più celebri sono Haute di Baton de Paul nel 1852, Le Top del 1854, Loupe de la Neige e Canard del 1882, ma anche i ritratti di Goncourt, Charles Eriot, Manet e Le Gros. Riprodusse in incisione non solo ritratti, ma anche numerose riproduzioni di opere d'arte di altri artisti, soprattutto per Millet, Moreau, Corot e infine Rousseau. Braquemont predilesse scene di vita quotidiana, soggetti di paesaggio e animali come gli uccelli, trattati con acuta ricerca della forma e dei rapporti di luce. Fu tra i primi a sperimentare la stampa a colori, ispirandosi all'arte giapponese, e sarà proprio Braquemont il primo a scoprire un'importante raccolta di Hokusai, uno dei più celebri artisti giapponesi, le cui opere furono fonti di ispirazione per molti impressionisti europei, come Claude Monet, e post-impressionisti, come Vincent van Gogh. Braquemont è considerato l'iniziatore della moda del giapponismo in Francia. Fu particolarmente attratto dai soggetti rappresentati da Hokusai, quali insetti, animali e fiori. Da lui consigliati vari artisti come Manet, Corot, Degas e infine Pissarro iniziano a praticare l'incisione e Braquemont aiuta Manet per la realizzazione della sua acquaforte di Olimpia, nel 1867. Nel 1888 Auguste Lepère fonda con Braquemont la rivista Le Stampe Originale, con lo scopo di interessare gli artisti e gli appassionati ai nuovi procedimenti e tendenze dell'incisione, soprattutto per ciò che riguarda il colore. Dal 1870 si occupò anche dell'incisione su porcellana e lavorò come ceramista nelle manifatture di Sèvres, facendosi promotore sulla fine del secolo dell'Art Nouveau, movimento artistico e filosofico che influenzò le arti figurative, l'architettura e le arti applicate. Nell'aprile del 1874 a Parigi partecipò insieme a celebri artisti come Monet, Degas, Renoir, Pissarro e Cézanne alla prima manifestazione ufficiale della pittura impressionista presso lo studio del fotografo Nadar. Acquafortista di singolare bellezza di tecnica, di esecuzione incisiva e colorita, esercitò largo influsso fra i suoi contemporanei e formò una numerosa schiera di pittori incisori. Braquemont morì all'età di 81 anni nel 1914.